Illusione o realtà? Possiamo subito dire che la nuova moda sarà quella della sobrietà, e che non è male, sia chiaro. Politici sobri sono politici che ci piacciono. Il presidente del Senato, che è una donna, e ha detto non mi chiamate presidentessa, va bene presidente, ha deciso di non prendere il volo di Stato per andare a Genova, ma prendere una comoda all'Italia. Fico ha fatto ancora di più. Il presidente della Camera ha scelto l'autobus, una volta arrivato con il Frecciarossa a Roma, ha preso l'85. In realtà non solo lui, ma anche la scorta che aveva Fico. Qual è la considerazione che viene da fare su queste vicende? Che il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, nonostante la loro buona volontà, avranno la scorta, avranno gli aerei di Stato e dovranno muoversi con grande velocità, perché non sempre, come nei primi giorni di scuola, se la possono prendere comoda. Nelle altre occasioni dovranno essere un po' più veloci, quindi l'attenzione è a noi giornalisti. State calmi, vedrete che le foto sugli autobus, le foto in metropolitana, le foto con i viaggi all'Italia, fra 2 o 3 anni non ci saranno più, ed è un peccato, non tanto perché fa risparmiare il contribuente. Guardate che oggi Fico è andato sull'autobus con 2 poliziotti o carabinieri, che comunque paghiamo noi ed è giusto che sia così, ma per un altro motivo. I politici che non vanno in metropolitana, i politici che non prendono un autobus, i politici che non usano mai un taxi, i politici che non vanno al bar o anche allo stadio, non solo in tribuna autorità, beh, quei politici della nazione non capiranno nulla, non comprenderanno il dissenso che si sta manifestando nei loro confronti. Quindi viva gli autobus, ma non facciamo tutta questa retorica sui soldi risparmiati per i contribuenti. Non è questo il vero motivo per il quale utilizzare i mezzi pubblici.